Importantissime di livello anche internazionale. Sono 8 anni e speriamo di continuare così. Questa importante manifestazione che impiedi da 15 anni per tante ragioni, che valorizza lo sport a 360 gradi, guarda i campioni che abbiamo in casa, guarda a tutte le squadre, le società che magari sono meno conosciute ma che si stanno distinguendo nei loro campionati, e quindi non tralasciando la finalità sicuramente che è quella più importante, che riguarda la beneficenza. Più gusto per la vita, è questo il motivo di fondo, l'hashtag, come si dice oggi, degli eventi 2014 che Villa Montallegro ha presentato. Francesco Berti Riboli, il duetto è sempre quello tra alimentazione e salute, la voglia è sempre quella di regalare ai genovesi, con appuntamenti aperti a tutti, informazione, consigli. Informazione appunto su come prevenire le patologie, su come vivere meglio, questo attraverso l'alimentazione. L'alimentazione insieme al movimento rappresenta una delle due chiavi fondamentali per la nostra vita. Per vivere bene dobbiamo alimentarci bene, cioè avere un buon carburante, e muoverci meglio, ovvero sia sfruttare il movimento come appunto motore della giornata. Si parte giovedì 6 marzo e insomma non poteva che essere un appuntamento legato alla donna in vicinanza ovviamente della festa. Alimentazione ed età della donna. Alimentazione ed età della donna, cioè il percorso alimentare che la donna dall'età prepuberale fino alla menopausa segue con attenzioni a seconda delle varie fasi della vita, di carichi di determinati alimenti, determinati componenti alimentari, fra cui vitamine e prodotti minerali, penso al calcio, fondamentali appunto per vivere bene. La location straordinaria è Palazzo Ducale, il salone del minor consiglio, insomma, per vivere momenti che saranno anche originali, non delle lezioni accademiche ma degli interessanti talk, dove tanti relatori di grande livello però parleranno in modo semplice, diretto al pubblico. Sì, l'anno scorso abbiamo girovagato per punti museali della città, quest'anno siamo andati al cuore dell'attività culturale della città. Palazzo Ducale, Fondazione Palazzo Ducale, ormai si è affermata come vero riferimento culturale per la città e siamo lieti di essere ospitati in questa prestigiosa cornice, dove si avvicenderanno appunto relatori medici ai quali abbiamo suggerito di non tenere lezioni ma più che altro di rispondere a quesiti in maniera facile. Si alterneranno anche imprenditori che si occupano di attività alimentari, diciamo quelli che oggi vengono definiti come blogger o opinion leader, cioè giornalisti o
persone che si occupano di salute e di alimentazione, e infine anche un sorriso in compagnia dei comici genovesi. Sicuramente a Genova i comici non mancano, noi abbiamo cercato una buona selezione per trascorrere l'ora e mezzo che ogni giorno, ogni appuntamento trascorreremo anche con un po' di allegria. Villa Montallegro, storicamente al fianco del progetto Stelle nello Sport, e proprio al mondo sportivo è dedicato uno dei 6 appuntamenti, il 15 marzo, studenti sportivi di qualsiasi livello, dagli amatori ai professionisti, tecnici, dirigenti, con relatori di grandissimo livello, si parlerà appunto di alimentazione e sport. Sì, abbiamo 2 ospiti, diciamo di livello, di respiro nazionale, come i responsabili, diciamo, del settore sport e alimentazione delle nazionali di calcio. Abbiamo come sempre un occhio al derby, quindi avremo i medici diciamo delle 2 squadre genovesi, Genoa e Sampdoria. Avremo un imprenditore che ci parlerà specificamente del valore degli integratori, e poi soprattutto avremo dei campioni dello sport presenti, ci auguriamo, di persona, forse per impegni imminenti in video, ma sicuramente dei grandi contributi proprio di vita vissuta e di alimentazione vissuta. 6, 15, 27 marzo, 3 aprile, 8 e 22 maggio. Direi un calendario sportivo estremamente fitto per la città, saranno veramente occasioni molto belle, lo ribadiamo, aperte al pubblico, con il consiglio ovviamente di prenotarsi sul sito villamontallegro.it. Assolutamente sì, la prenotazione, diciamo, è importante, io mi auguro che gli incontri siano, come siamo convinti, assolutamente gettonati. Saranno disponibili non in streaming, anche se lo streaming va molto di moda, ma sicuramente quanto prima anche sui nostri canali web, in modo tale da poterne fruire. Ma il suggerimento è, se potete, prenotatevi e venite. Luca Spigno, vice direttore sanitario di Villa Montallegro. Alimentazione e salute, questo il tema del 2014. Più gusto per la vita, gusto in tutti i sensi, perché parliamo di alimentazione, e analizzerete, in particolare lo farai tu con delle schede tecniche, gli alimenti per capire cosa. Ma per dare delle curiosità sugli alimenti, cercando di svelare per ogni alimento i pregi, i difetti e magari quali sono, passatemi il termine, le proprietà curative, perché comunque con gli alimenti ci si può anche curare. Noi per esempio in campo sportivo ci chiederemo, lo chiederemo a relatori di grande livello, può l'alimentazione migliorare una performance sportiva? La risposta credo banalmente è di conoscerla, però sarà importante capire anche in che misura. Secondo me è fondamentale questo, perché nella pratica sportiva, soprattutto oggi dove le prestazioni sono esasperate, sono portate al centesimo di secondo, ad esempio nell'atletica o nel nuoto, qualunque dettaglio è utile per migliorare le prestazioni, e l'alimentazione, ma soprattutto la corretta tempistica dell'alimentazione rispetto all'impegno agonistico, la corretta miscela di alimenti in base alle varie fasi della giornata e quindi in rapporto agli allenamenti, è fondamentale per nutrirsi bene. L'atleta può mangiare quello che vuole, ma deve mangiarlo con certi tempi e con certi mix di alimenti. E poi non tutte le performance sono identiche e richiedono l'identico sforzo, quindi ci sarà anche evidentemente una tabella alimentare più appropriata a seconda delle discipline. Sicuramente questo è fondamentale, perché a seconda del tipo di sport, quindi di sforzo aerobico o anaerobico, sicuramente i cibi sono differenti. A seconda della taglia dell'individuo, del fisico, le esigenze sono differenti, quindi bisogna ritagliare per ogni atleta una dieta su misura. Gli eventi Più gusto per la vita di Villa Montallegro proveranno anche a sfatare un tabù che opprime molti di noi: buono fa male, non sempre è così. Assolutamente, cercheremo proprio di trovare le curiosità e le particolarità di alimenti che tutti pensano possano essere nocivi, uno su tutti diciamo il cioccolato, tanto per fare un esempio, che invece hanno tante virtù benefiche e che cercheremo di spiegare come utilizzare.
Paola Fraschini, Stelle nello Sport, un progetto che conosci molto molto bene perché sei stata protagonista non soltanto sul nostro palco ma anche durante le varie edizioni della Festa dello Sport al Porto Antico. Dici in confidenza che cosa ti piace di più? Ma guarda, io sono una grande appassionata di Stelle nello Sport, tu no, sicuramente non ti ricordi, però io sono stata presente tipo alla prima edizione di Stelle nello Sport, se non sbaglio, allo stadio proprio Luigi Ferraris, e quindi sono veramente una fedelissima di questa manifestazione. Mi piace tanto questa atmosfera che si crea tra i vari sport e questo momento di condivisione dell'amore per lo sport, quindi complimenti davvero per questa bellissima iniziativa che portate avanti da anni, ma ogni anno è sempre più, ha sempre qualcosa in più. Attraverso i volti, attraverso le vittorie di campioni e campionesse si sostiene lo sport di base, una missione che stai portando avanti anche tu allo Sturla Pattinaggio. Sì, chiaramente l'amore per lo sport è una cosa che ci accomuna. E insegno nello Sturla Pattinaggio, che è appunto la mia società, abbiamo tanti ragazzi e l'amore per lo sport, diciamo, viene così espresso quotidianamente, ogni giorno, attraverso gli allenamenti che si fanno e i riscontri che abbiamo chiaramente da parte dei ragazzi. 5 titoli mondiali, dicevamo, ogni anno diventa sempre più difficile trovare gli stimoli per andare avanti, ma tu incredibilmente ci riesci senza problemi. No, bravo, hai detto una parola giusta, trovare gli stimoli per andare avanti. È proprio quello che sto cercando di trovare per andare avanti. E chiaramente in una città come Genova non è semplice perché mi ritrovo da sola e mi ritrovo in qualche modo con difficoltà a livello impiantistico, come ben sappiamo, e quindi diventa forse anche tutto quanto un po' difficile. Devo trovare molte risorse soprattutto dentro di me. Diciamo l'unico posto dove posso attingere per andare avanti. Nella categoria big femminile, Trofeo Villa Montallegro, sicuramente tra le migliori atlete da votare c'è Michela Braga. Nel pugilato risultati molto importanti, campionessa italiana universitaria nel giro della nazionale, soprattutto un grande obiettivo, è così? Grande obiettivo per quest'anno sarebbe partecipare agli europei di maggio, prossimamente, se no a ottobre ci sono i mondiali. Per le Olimpiadi è un problema di categorie di peso, ce ne sono soltanto 3 e io non rientro in queste 3. Però stai lavorando piuttosto bene alla Celano Box, una passione per il pugilato che è nata quando? Circa 7 anni fa. E come l'hai portata avanti? Con sacrifici, impegno, diciamo anche periodi di crisi, perché quelli sportivamente ci sono sempre. Migliore dei modi che uno può. Come ti possiamo identificare a livello di tecnica, a livello di mentalità, a livello... qual è la tua box? Personalmente mi attribuiscono il nome di Ray Jones Jr. Non so perché dicono che ho un tipo di box molto farfallino, a mani basse, ma io ho la mia boxer, non imito nessuno. Tra l'altro sei seguitissima, ti abbiamo visto alla bocciofila corniglianese, davvero tantissimo pubblico, oltre che il selezionatore azzurro, per vederti all'opera. Sì, beh, diciamo perché è un po' particolare, magari una ragazza che fa pugilato in questo modo, così competitivo, tanti amici che mi sono vicini. I prossimi impegni prima degli europei per i quali incrociamo le dita? Sono l'International Women Boxing League, che faccio parte della squadra delle Amazzoni, e grazie al quale si combatterà parecchio spesso. Se no, per adesso ci sono dei collegiali dove faremo con Piemonte, Lombardia e Toscana. Martina Bestagno, allora, una stagione fenomenale quella che state portando avanti con l'Elmo Nature NBA Azena, una stagione che vi porterà dove secondo te? Per il momento ci porterà sabato a Vicenza, poi speriamo, sono un po'
suscettibile su questi discorsi, quindi no, niente, cercheremo di vincere tutte le partite possibili da qui alla fine della stagione, i conti si faranno alla fine, comunque non ci nascondiamo, siamo sicuramente una delle squadre più in forma di questo campionato e si vedrà, noi lavoriamo e speriamo che arrivino anche i risultati. Un'escalation davvero straordinaria, tantissime vittorie, spettacolo e soprattutto divertimento, perché ogni vostra partita al Pala Don Bosco riuscite sempre a fare il pienone. Riusciamo a fare il pienone e questo sicuramente perché stiamo facendo risultati, siamo una squadra quasi completamente tutta ligure e penso che questo sia anche un bel messaggio per lo sport ligure in generale, che ci sono degli atleti di altissimo livello che portano le squadre liguri al successo. E quindi sì, c'è sempre pieno, perché comunque sono tutti amici, familiari, gente comunque col passaparola viene ed è bello un po' come essere tutti a casa sempre. Il futuro tuo a livello personale, che cosa ti riserverà? Cosa mi riserverà? Bella domanda, purtroppo con il basket, comunque lo sport in generale, un anno sei da una parte, un anno sei dall'altra, io comunque... vorrei riuscire a stare il più possibile vicino a casa. Sono stata tanti anni in giro per l'Europa, vorrei cercare comunque di avere una base possibilmente vicino a casa e per farlo vorrei anche portare la squadra nella massima categoria. Quindi incrociamo le dita, speriamo. Quel magnifico gruppo di ragazze, secondo te, in un aggettivo come lo possiamo definire? Siamo toste perché probabilmente non siamo la squadra più forte, però siamo la squadra che comunque appunto per il significato che abbiamo rappresentiamo comunque i valori dello sport, i valori liguri, quindi ci sentiamo ancora più, diciamo, portatrici della Liguria in giro per l'Italia e vogliamo sicuramente fare bene. Siamo toste, anche le partite che avevamo quasi perso alla fine le abbiamo portate a casa. E toste, sì, combattive. E guardiamo ovviamente anche alla categoria green, soprattutto under 14, soprattutto in questo caso pallavolo, col caro Raghio per la PGS Auxilium, una realtà importante, una polisportiva che in questo specifico sport, la pallavolo, sta ottenendo dei bei risultati, è così? Sì, sì, sta ottenendo degli ottimi risultati. Poi a me piace molto giocare a pallavolo, anche per il gioco di squadra e poi per come ci capiamo, e mi piace anche perché siamo molto unite anche quando facciamo punto oppure ci uniamo al centro del campo e quando invece subiamo delle sconfitte cerchiamo sempre di andare avanti anche tirandoci su a vicenda. Un appuntamento importante, quello di Stelle nello Sport, per celebrare i giovanissimi sportivi. A livello green, ci dai un buon motivo per votarti? Da un motivo perché cerco sempre di tirare sulla mia squadra perché quest'anno sono il capitano e perché a me essenzialmente Stelle nello Sport piace, è stato un programma che a me è piaciuto molto, è stata la prima volta che ho partecipato ed è stata una grande emozione, molto imbarazzante perché tu durante l'anno cerchi sempre di dare il massimo e poi quando ti dicono devi andare a Stelle dello Sport perché farai un'intervista tu ti senti molto emozionata e non ci credi. I tuoi prossimi appuntamenti sportivi quali saranno? Dobbiamo finire il campionato, dobbiamo fare il girone di ritorno e per ora siamo una buona posizione perché abbiamo vinto due partite, però ne abbiamo perse altre due, ma sicuramente nel girone di ritorno ci rifaremo. Indubbiamente queste sono serate che fanno un po' piacere a tutti. E naturalmente siamo noi dell'Entella, siamo contenti di essere qui. Sì, è un momento indubbiamente bello, importante. E ci auguriamo naturalmente tutti di raggiungere questo grande obiettivo, questo grande sogno che questa società merita per come ha lavorato, per come ha programmato in questi anni. Qual è il segreto di questa scalata, secondo te? Allora,
il segreto è grande compattezza di tutto l'ambiente, parlo di noi giocatori, ma parlo dello staff tecnico, della società, dei tifosi, del magazziniere, un po' di tutti. C'è grande unione di intenti, c'è grande coesione e indubbiamente una grande programmazione da parte della società. Però per festeggiare al meglio c'è bisogno che ci sia anche il capitano. Come sta il capitano e quando tornerà? Sì, purtroppo ho subito un brutto infortunio che mi ha tenuto un po' fuori, però credo che per il mio rientro manchi poco. Mi auguro di rientrare il prima possibile per contribuire, insomma, al raggiungimento di questo grande obiettivo. Il miglior difetto, anzi il peggior difetto di Luca Prina è il suo miglior pregio? Guarda, non esiste, per me non esiste, no per me, per tutti, credo che non esista né l'allenatore perfetto né il giocatore perfetto, quindi credo che sia un ottimo allenatore che sta facendo un grande lavoro e di questo bisogna dargli atto, quindi è inutile che sto a elencare pregi e difetti, se no non ce ne andiamo più stasera. Stelle nello sport, una serata di promozione dei valori dello sport ma anche della beneficenza con l'importante sostegno a Gigi Ghirotti e a Reollos, e voi rispondete presente. Certo, ma io dico, per un uomo di sport sono importanti questi momenti perché ti aiutano un po' a riflettere e a capire quanto le nostre cose di sport che riteniamo importantissime, che riteniamo vitali, passano veramente in secondo piano quando ti trovi a affrontare invece la realtà e delle situazioni di persone che magari sono state magari meno fortunate di te, o in situazioni sicuramente meno fortunate, ti rendi conto che lo sport deve essere alla fine veramente un gioco importante, che per tanti noi è diventato un lavoro, ma resta sempre, diceva Enrico Sacchi, per esempio io parlo di calcio, che il calcio è la cosa più seria tra le cose meno serie, questo può riassumere un po' il tutto. Il calcio è pieno di situazioni e di storie, che di squadre che pensavano di aver fatto qualcosa e poi, quando ancora non era stato conquistato. Noi sappiamo, abbiamo 7 partite, sappiamo che qualche partita dobbiamo vincerla per vincere un campionato. Per vincere le partite devi sempre essere concentrato, non devi guardare gli altri, non devi fare molti calcoli. Quindi siamo concentrati per cercare di vincere qualche partita che poi probabilmente alla fine ci permetterebbe di ottenere un risultato importante. Ma pensieri, diciamo, giornalistici o extracampo noi non ne possiamo fare. Io sono qua da 3 anni, sicuramente in questi anni la società ha lavorato molto bene. È chiaro che quando si lì l'appetito viene mangiato, adesso sarebbe ipocrita non parlare di Serie B, perché questo è quello che vogliamo. Ho avuto l'onore l'altra settimana di stare al Genoa a vedere un po' tutta una giornata di allenamento del Genoa e ti accorgi che il valore delle idee che ha Gasperini e il suo staff sono poi portate in campo e portano dei risultati. Mialli ci ha dato la Sandoria, ha portato delle idee importanti che hanno migliorato la squadra. Mangia Spezia è un allenatore che ha portato delle idee e si iniziano a vedere i risultati. Corda a Savona è un allenatore che ha delle idee, ha un marchio, un modo di fare importante. E penso che queste cose qua, alla fine le persone, grazie a Dio, alla fine fanno sempre la differenza. Questa parete d'arrampicata che avrà la parte di boulder e di corda aperta a tutti, per bambini, ragazzi, adulti e tutti coloro che vorranno provare. Cosa insegnate ai piccini che si vogliono avvicinare a questo sport? Ma diciamo che noi, essendo tutti insegnanti di educazione fisica, allenatori, facendo già anche tante attività per i bambini, possiamo farli avvicinare con un criterio didattico strutturato, quindi faranno sicuramente dell'attività motoria specifica che li possa accompagnare poi in questa loro esperienza in una maniera adeguata e con la preparazione giusta. Quanti siete orgogliosi di avere questa parete? Tantissimo, perché comunque sono quest'anno, proprio nel mese di marzo, festeggiamo 30 anni di attività e di conseguenza festeggiarli con una nuova cosa è importantissimo.
Quanti atleti può contare la SiSport? In questo momento tanti, un bel numero, andiamo ben oltre i 400 perché facciamo tanti tipi di attività sia per i ragazzi che per gli adulti. Speriamo di crescere ancora. Quali sono queste attività? Noi abbiamo una scuola calcio molto particolare perché ha seguito per anni un progetto sportivo con un calcio all'emarginazione, era una scuola calcio gratuita e nella quale avevamo bambini di tutte le etnie e per scelta dovevano essere proprio metà bambini stranieri e metà italiani. Abbiamo l'avviamento alla ginnastica ritmica da sempre, facciamo anche agonismo e poi una cosa alla quale noi teniamo tantissimo è la nostra squadra di corridori di montagna, di trail running, perché poi questa passione della montagna, dell'outdoor per noi è primaria. Consigliere Anzalone, una bella serata di sport qua alla SiSport nel centro storico di Genova, una bella struttura che fa bene a tutto lo sport genovese. Un palazzetto importante per la città, non solo per il centro storico, dove diverse discipline sportive hanno trovato la casa. E oggi si rinnova con un impianto sportivo modernissimo, realizzato in pochi mesi, e una palestra di roccia. Ci mancava e devo dire che è un ottimo impianto al passo con i tempi che permetterà a tanti ragazzi e ragazze di fare dello sport. Spesso si parla a Genova e Liguria sempre di mancanza di strutture, in questo caso qua diciamo Genova è quasi all'avanguardia. Tanti impianti sportivi e ce ne vorrebbero di nuovi magari in altre zone della città perché sono stati forse male localizzati, ma quello di oggi è un punto di riferimento, ripeto, non solo per la città di Genova ma anche per la regione Liguria. In che modo il Comune aiuta queste nuove società e queste nuove strutture? Beh, intanto questa struttura è del Comune di Genova, data in concessione, anche perché le società sportive per realizzare degli impianti simili dovrebbero avere milioni di euro. Quindi le amministrazioni danno l'opportunità di gestire questi impianti, ripeto, di proprietà pubblica, magari con delle concessioni molto lunghe, che permette a loro di rientrare dei vari costi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Spesso si parla anche di integrazione a Genova, diciamo i vicoli devono essere anche aiutati in questo caso qua, questo è anche lo sport può aiutare, ecco, in questo senso. Assolutamente sì, grazie allo sport che diverse etnie, religioni, culture si incontrano e crescono assieme, divertendosi e praticando dello sport. Ce n'era bisogno, si fa finalmente una attrezzatura, un impianto che era molto richiesto dalla città, è il terzo nella città di Genova, uno è alla Sciorba, uno è a Lago Figoi e quindi credo che avere questa opportunità nel cuore della città sicuramente è una cosa che fa piacere, quindi facciamo i complimenti a chi ha investito, che è la SiSport, ai ragazzi che l'hanno progettata e a cui hanno lavorato per tanto tempo e quindi il risultato si vede e adesso finalmente c'è l'inaugurazione. Servirà anche per aiutare l'integrazione? Questa diciamo che è la palestra che sicuramente fa tanto per quel che riguarda che l'integrazione, fa tanto per avvicinare tutti a fare sport, difatti lo slogan di questo palazzetto è sport per tutti, quindi tante discipline aperte a tutte le età e a tutte le persone che abitano e vivono il centro storico. Che l'UISP vicina uno sport come l'arrampicata? Assolutamente, un impianto davvero importante per la città, per il centro storico, e davvero sottolineiamo ancora una volta l'importanza di questo impianto e anche l'attività dei dirigenti, dei tecnici di questa società sportiva che da tanti anni opera in questo impianto, SiSport Gym con in testa Sonia Rebora, Massimo Ghisalberti, Luca Zuccheri e tanti anche amici dello sport davvero per tutti. Un impianto polivalente e questa sera c'è la presentazione davvero di questa chicca, uno spazio davvero interessante e importante per tanti appassionati, una disciplina sportiva in aumento e la dimostrazione di come all'interno anche della grande famiglia del WISP le attività sportive sono davvero per tutti. Un'attività importante in questo senso all'interno della nostra Lega Montagna, il settore che appunto segue le attività in montagna non solo, tutte le attività anche di arrampicata, è un contributo importante che da SiSport arriva anche per i nostri operatori sportivi volontari e per tutto il nostro sistema appunto che la Lega Montagna segue con grande attenzione soprattutto alla sicurezza in termini di arrampicata sportiva. In che modo la WISP aiuta queste società a sviluppare queste nuove strutture?
Beh, diciamo con il fatto di essere, come dico spesso io, come WISP, una grande associazione di associazioni, quindi numeri importanti. In Liguria abbiamo superato quest'anno le 900 associazioni affiliate, i 64.000 soci, proprio perché c'è attenzione in modo trasversale a tutte le discipline. E anche in questo caso SeaSport, come anche altre ovviamente associazioni che si occupano di questo settore, spero, mi auguro che abbia trovato in WISP risposte a tanti aspetti, aspetti ovviamente assicurativi, aspetti associativi a 360 gradi, opportunità che ovviamente possono far crescere anche il numero degli associati, con un'attenzione sicuramente importante da parte della nostra Lega Montagna, quindi un lavoro in sinergia per noi importante sui temi soprattutto della formazione e della sicurezza. Tappa in mezzo agli studenti per il criterium scolastico di atletica leggera con il presidente del CONI Liguria Vittorio Ottonello, una bella manifestazione dove ci sono tanti giovani e perché no, si possono anche scoprire i talenti del futuro, però prima di tutto l'obiettivo è divertirsi secondo proprio lo spirito di Stelle nello Sport. Certo, infatti proprio questo è lo spirito che vede oggi riunite 12 scuole medie inferiore della provincia di Genova, una bellissima manifestazione voluta dall'ufficio scolastico regionale, dal coordinatore dell'educazione fisica professor Ricchini e i suoi collaboratori, quindi nel contesto di tutte le manifestazioni sportive in ambito scolastico, ecco, questa vuole essere proprio una promozione sportiva legata proprio all'atletica leggera, alla regina degli sport. Noi siamo contenti come CONI questa iniziativa che in qualche modo si riallaccia a quanto già abbiamo organizzato nel lontano 1988-90. E questo credo sicuramente, come dici tu, potrà veramente creare le premesse per poter avere nuovi adepti, nuovi ragazzi iscritti alle nostre società di atletica leggera. Quindi è un bellissimo evento, abbiamo avuto un successo, gli insegnanti sono entusiasti e i ragazzi si stanno divertendo all'insegna proprio dello spirito del fair play, allo spirito proprio all'insegna proprio di quello che voi come Stelle nello Sport state proponendo da 15 anni nella nostra città. Sport e scuola, in questo caso non sembrano proprio il diavolo e l'acqua santa, però in altri effettivamente c'è un rapporto che va rivisto. Sì, sicuramente sport e scuola diciamo che è un binomio che ha dato sempre, tanti anni fa ha dato ottimi risultati, adesso in questi ultimi anni sicuramente la situazione non è delle migliori, il Ministero della Progresso attualmente non è molto, dal mio punto di vista, sensibile nei confronti delle esigenze sportive dei nostri studenti. Però per fortuna Genova e la Liguria rappresentano un'oasi felice, perché abbiamo un direttore scolastico regionale molto disponibile, molto sensibile, abbiamo un ufficio scolastico regionali e provinciali molto validi, coordinatore di educazione fisica molto competenti, molto sensibili e preparati a queste funzioni, a questi scopi, quindi si vede che da noi l'attività è seguita, l'attività sta realizzando grossi risultati, sono tantissime iniziative sportive realizzate in collaborazione con l'ufficio scolastico regionale e quindi su questo andiamo avanti sperando di poter trovare sempre migliori opportunità per i nostri ragazzi. E lo sport, come dimostrato nella serata Stelle nello Sport Z-League in favore di Areo Gigi Ghirotti Onlus, può veramente essere anche un valido sostegno per il sociale? Certo, sport come integrazione, sport come solidarietà, sport come condivisione. Ecco, questo è il messaggio appunto che Stelle nello Sport, con tutti i suoi sponsor, con tutti i suoi collaboratori, con tutte le enti, sta portando avanti da tanti anni. Ieri sera è stata una bellissima manifestazione a scopo benefico per la Gigi Ghirotti alle cisterne del Ducale, con i comici di Zelig, tante aziende presenti, tanti sponsor, con il raccolto, con il ricavato che sicuramente va a vantaggio di queste nobili iniziative sulla nostra città, e quindi siamo orgogliosi come mondo sportivo di poter contribuire a queste importanti realizzazioni della nostra città, dimostrazione che lo sport è un fenomeno sociale trasversale che riguarda tutti i settori della vita della nostra società, e di questo noi ne siamo orgogliosi. Marco Ricchini, soddisfazione perché avete portato centinaia e centinaia di ragazzi al Palasport per il criterium scolastico di atletica leggera, un appuntamento molto bello che ben incarna quelli che sono i valori promossi anche da Stelle nello Sport. Certo, io intanto vi ringrazio perché Stelle nello Sport negli ultimi anni e da sempre, da quando è nata con l'iniziativa Michele, te e tutti quanti, è un'iniziativa che ci ha visti sempre coinvolti
per la bontà proprio dell'evento. E noi come scuola abbiamo cercato di portare avanti tre parametri: il parametro delle vostre conferenze per sensibilizzare sulle problematiche dello sport e su queste gare come oggi qui al Palasport. Ecco, un ritorno, perché perdere un'occasione come utilizzare la pista indoor a Genova, che finalmente, e dico finalmente, si è ritirata fuori dai magazzini, è una cosa che è troppo importante. Quanti istituti scolastici sono coinvolti oggi? Quanti partecipanti? Allora, oggi sono coinvolti 12 istituti che gareggiano perché sono iscritti alla pista, sono iscritti 20 istituti della provincia di Genova, sarebbero 26, ma il Levante, abbiamo fatto nella settimana scorsa la prova a Levante, quindi qui a Genova sono 12. Purtroppo il problema di questa settimana è che c'è la chiusura per il martedì, le solite cose. E ieri ad Imperia c'era la finale regionale di corsa campestre, quindi tre scuole che ieri erano a Imperia oggi non sono qua, perché le uscite a livello scolastico ci sono sempre, in una settimana si può fare una, al massimo due uscite, ecco. Quindi sono quasi 200 ragazzi, perché ogni squadra è composta dai 15-16 persone, quindi 12 scuole sono 200 ragazzi che animano questa nuovo modello di manifestazione. Altri appuntamenti sportivi? Bene, altri appuntamenti sportivi, noi avremo praticamente dalla settimana del 18 di aprile, di 18 marzo, tutti i giorni c'è un evento. Noi copriamo tutti gli sport con il MIUR, siamo riusciti, grazie ai professori e ai docenti e grazie ai centri sportivi scolastici, noi facciamo praticamente tutte le discipline, e quindi avremo fino al 6 di giugno, quando chiuderemo a Rapallo con la pallanuoto per le superiori, una manifestazione dove gareggiano centinaia di ragazzi, di cui 30 addirittura di Serie A, quindi è sempre scolari. Walter Superina, qual è l'importanza di queste manifestazioni per l'atletica leggera, ma soprattutto per questi ragazzi che si cimentano spesso e volentieri per la prima volta in specialità nuove? Beh, l'importanza per i ragazzi della scuola è fondamentale, perché si dà un'opportunità ai nostri alunni di praticare discipline che vedono normalmente alla televisione, difficilmente si praticano nelle palestre scolastiche, che spesso purtroppo sono anche mal attrezzate. Quest'anno inoltre abbiamo l'opportunità di utilizzare il bellissimo impianto del Palasport dopo alcuni anni, e anche le scuole si riappropriano in questo modo di questa bella struttura. Ma c'è la possibilità di scoprire la Silvia Salis del futuro, comunque atleti che magari, ragazzi che magari, se ben indirizzati, potranno percorrere, ecco, una carriera importante? Beh, questo è quello che ci auguriamo tutti, in primis come insegnanti, poi da allenatori, di trovare, anche grazie attraverso queste attività, i nuovi atleti da Olimpiadi per il futuro. Tu hai citato Silvia Salis, qui quando era studente al liceo ha vinto delle gare, ovviamente non del lancio del martello, ma dei 60 metri del salto in lungo. Questo per dire come queste attività a livello giovanile possono dare il via a carriere future. Manuel Abbato, ostacolista che ha sfiorato la finale a Londra Olimpiadi, anche lui ha partecipato qui. Negli anni precedenti all'interruzione si organizzavano addirittura i campionati studenteschi indoor. È un impianto come questo recuperato per la cittadinanza, per la regione, direi anche per l'Italia? Beh, sicuramente è un impianto molto funzionale, ha tanti spazi intorno. Secondo me si potrebbe anche ipotizzare utilizzo anche per altre discipline contemporaneamente, per sfruttare al meglio questo volume a disposizione dello sport in questo momento.